Innanzitutto grazie dell'invito per poter parlarvi oggi de, dell'acqua, appunto io parlerò esclusivamente di acqua, di eh, un alimento di cui non possiamo fare a meno, ma meglio di acqua nel ciclo idrico integrato. Due parole su SMAT, SMAT è la società metropolitana Acque di Torino. Ed è la società che gestisce la fornitura dell'acqua ehm, e la gestione del, della depurazione delle acque nella città metropolitana to di Torino, quindi praticamente 292 comuni e eh, oltre 2.200.000 abitanti serviti. SMAT fa parte di un'associazione che è l'associazione EURO, che è l'Associazione Europea dei Gestori dei Servizi Idrici. Recentemente EURO ha stilato la lista delle sfide alle quali saranno sottoposti i gestori, come appunto come SMAT, nei prossimi anni. Qua vedete questa, questa lista di sfide, è bello così diciamo evidenziare qualche parola chiave: no? parola chiave tipo risorsa vulnerabile. Crescita economica sostenibile, il valore dell'acqua, controllo alla fonte, giusto prezzo, cambiamenti climatici e ancora altri. E, eh, proprio di cambiamenti climatici, appunto, era l'argomento che avrei scelto per eh, illustrarvi oggi quello che noi facciamo in tal senso. E I cambiamenti climatici eh, hanno già apportato degli evidenti impatti e apporteranno sempre di più impatti sulla, sulla nostra risorsa, sull'acqua. Eh, praticamente l, la, eh, hanno impatti sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, ma non solo, hanno anche impatti sulla richiesta da parte dei cittadini di acqua e sulle infrastrutture. E quindi la capacità di adattamento delle società come la nostra, cioè dei servizi idrici, ai cambiamenti climatici è di sicuro un elemento importantissimo per il futuro. Non sto vado un po veloce su alcuni aspetti, comunque tenete conto che i cambiamenti climatici impatteranno su tutte le fasi del ciclo idrico integrato, sugli approvvigionamenti sulla risorsa, sui trattamenti di potabilizzazione quindi tutto quello che si fa per renderla potabile, sulla distribuzione dell'acqua e anche sulla raccolta dell'acqua nella infognatura. Eh, come possono, come po possono impattare i cambiamenti climatici sul ciclo idrico integrato? Possono eh, impattare in virtù di alcuni cambiamenti, li vedete riassunti in questa slide, l'aumento della temperatura dell'aria, l'aumento della temperatura dell'acqua, l'aumento del livello del mare, la variazione dei regimi di precipitazione e per ultimo l'aumento dell'evapotraspirazione dell eh, gli impatti potranno essere minori ma anche molto molto importanti. Eh, vediamo appunto, adesso torniamo alla SMAT, eh, quello che quindi noi abbiamo fatto, stiamo facendo e faremo per questo aspetto. Eh, SMAT abbiamo detto che eh, la, part, gestisce tutto il ciclo idrico integrato, quindi parte dal prelievo della risorsa dall'ambiente, dall'acqua dall dall'ambiente, lo tratta negli impianti di potabilizzazione ove necessario, lo distribuisce nella rete cittadina, raccoglie poi le acque refule che si originano dal, dall'uso e mh, a quel punto le depura e le rimette nell'ambiente stesso. Quindi noi abbiamo in corso molti progetti no? in questo senso per rispondere all'impatto dei cambiamenti climatici. Eh, mi è venuto in mente mentre ascoltavo di, insomma, di dire subito una cosa, ossia noi molti di quelle cose che adesso vi, eh, vi parlerò rapidamente sono fatte in strettissima collaborazione con il Politecnico di Torino, eh, con il quale abbiamo appunto una partnership che ci porta a condurre almeno 6-7 eh, progetti di ricerca ogni anno o anche in alcuni casi di più. In particolare questo è il primo intervento che noi abbiamo fatto nel campo dei cambiamenti, nel campo dei cambiamenti climatici. Eh, ci tengo a dire che questo progetto è stato eh, seguito in primissima persona e quindi un grosso merito va a lui, dal professor Genon, che tutti noi che siamo stati studenti qua di ingegneria chimica o, Ingeg o ingegneria dell'ambiente ricordiamo con grande affetto. Allora, eh, questo primo progetto era praticamente la realizzazione di un bacino di lagunaggio, una riserva d'acqua che appunto è stata è già, diciamo, stata eh, realizzata eh, a partire dal 2003. Quindi noi abbiamo già questa riserva d'acqua che assicura una riserva per Torino di eh, 8-10 giorni, quindi è già molto importante. Visto gli ottimi risultati abbiamo pensato di estendere questa riserva, quindi è in fase di realizzazione un secondo bacino che ci permetterà di arrivare ad una quantità diciamo, di giorni di riserva in caso di eventi siccitosi di addirittura oltre un mese. Altri interventi molto importanti per noi sono la realizzazione di nuovi grandi acquedotti. Il primo è l'acquedotto di Valle, chiamato anche l'acquedotto della Val Susa, che andrà a servire 41 comuni appunto della Val Susa per 180.000 abitanti e eh, saranno realizzati 85 km di condotta e quello che è importante è che questa sarà un'acqua di qualità, di qualità ovviamente eh, più sicura perché sono, è prelevata dalla diga di Rochemoll. Questo è già un, un impianto, un acquedotto in fase avanzata di realizzazione che sarà a breve messo in servizio. L'altro intervento anche a livello eh, di infrastruttura molto importante è la Acquedotto della Valle Orco che andrà appunto a mettere in sicurezza le aree eh, delle Poriese, Canavese e Riva Rolese, per, praticamente prendendo l'acqua dal sistema delle dighe di Ceresole e Telessio, anche in questo caso 50 km di condotta e eh, circa 100.000 abitanti serviti. Questo fino adesso si parla di acque superficiali. Ci siamo anche chiesti e le acque sotterranee, quindi in poche parole i pozzi, cosa potrà succedere nel futuro? Eh, allora abbiamo deciso di... perché noi l'idea era quella di... Eh, come possiamo prevedere... Se mancherà o meno l'acqua appunto ai nostri pozzi, la riserva nel futuro. Allora abbiamo effettuato uno studio molto innovativo che è stato riconosciuto anche a livello italiano, a cui hanno partecipato anche in questo caso eh, praticamente il, il Politecnico di Torino, il CNR, la Società Meteorologica Italiana, l'ARP Piemonte. E praticamente mediante questo studio abbiamo eh, valutato gli impatti del, del cambiamento climatico sui corpi idrici sotterranei utilizzati appunto da noi, da Smart eh, sul, per l'area torinese. Il, il progetto è praticamente terminato e abbiamo avuto una buona, una buona risposta perché nonostante ovviamente eh, avessimo considerato le situazioni peggiori in termini di ehm, cambiamenti climatici, quindi in termini di temperatura, ecco la risposta dovrebbe essere diciamo, che i nostri, le, le nostre risorse non dovrebbero subire dei grossi problemi. Adesso andrò sempre un pochino più veloce, però eh, come lavoriamo anche? Stiamo lavorando su azioni su inquinanti specifici, ad esempio stiamo rinforzando gli impianti di potabilizzazione del fiume Po eh, inserendo dei trattamenti più moderni a membrane, stiamo studiando appunto mediante tecniche analitiche avanzate gli inquinamenti da ad esempio eh, bioplastiche oppure altri inquinanti di tipo microbiologico oppure anche tipo eh, cronico Bromati, eccetera, eccetera. Stiamo lavorando nel campo della riduzione delle perdite, che è ovviamente è un argomento molto cool in tutta Europa. E su questo si lavora, ad esempio, sia attraverso la distrettualizzazione di, della, della rete di distribuzione, ma anche attraverso l'utilizzo di eh, tecniche particolari come le immagini satellitari. Abbiamo, ci siamo dotati di un ehm, modello per stimare la richiesta di acqua da parte dei cittadini, un modello che ci consente di prevedere la quantità d'acqua necessaria nelle 24 ore successive e questo anche permette di risparmiare acqua. E poi ovviamente stiamo lavorando per quello che riguarda il collettamento delle acque reflue. Teniamo conto che vediamo sempre di più piogge intense e vediamo quindi spesso e volentieri degli allagamenti anche molto, molto dannosi. Ecco, stiamo quindi: è stata avviata la progettazione, è già in fase di aggiudicazione il rifacimento del collettore forniario principale di Torino, e poi anche sono stati fatti degli studi particolari su delle zone appunto di. Torino. Veniamo adesso ad altri due progetti molto importanti, uno questo è eh, e poi concludo eh, questi sono progetti di chiamiamoli mitigazione e prevenzione no? nell'ambito dei cambiamenti climatici l'aspetto appunto in, della mitigazione e della prevenzione è molto importante. La, il primo dei due progetti che, di cui vi parlo è un progetto finanziato dalla UE nell'ambito dell'Horizon 2020 e abbiamo un valore di 4,5 milioni di euro ed è un progetto che ha portato a eh, uno studio dimostrativo su scala industriale di una tecnologia eh, basata sul recupero energetico del biogas prodotto dalla digestione anaerobica dei fanghi in depurazione. Si tratta praticamente del primo impianto eh, al mondo eh, che ha sfruttato le celle SOFC eh, mediante l'alimentazione con biogas, quindi è stato anche un orgoglio torinese. Fra l'altro appunto il capoprogetto è il Dipartimento di Energia del Politecnico di Torino. Questo, questo progetto ha portato come risultato il fatto di avere un'alta efficienza energetica e bassissime emissioni in atmosfera. Um, questa è praticamente l'ultima slide, siccome il titolo del convegno è Science and the Future, direi che meglio di questo forse non potevamo fare ossia parlarvi di questo progetto che è, è un progetto um, che sta terminando adesso e che ha portato a realizzare, anch'esso finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dello stesso bando, quindi un'accordata internazionale, ha portato a realizzare un sistema, diciamo uno strumento che rileva la bio contaminazione e appunto in caso ci sia questo, questo problema di acqua inquinata dal punto di vista microbiologico la tratta. Questo è stato un progetto nell'ambito dei programmi dello spazio Space Habitat e praticamente lo strumento è stato realizzato, vedete nella foto, è anche bello grosso, è stato realizzato per poter fare queste analisi sulla stazione spaziale internazionale. Nazionale o in generale sulle prossime moon bases oppure addirittura su Marte. In realtà questo strumento dovrebbe essere una forma più semplice, utilizzato anche sul, nel, sulla Terra. E SMAT nella fattispecie ha avuto il compito di testarlo. Siamo stati praticamente alcuni giorni in una grotta della Toscana perché si prendeva l'acqua sulle superfici bagnate appunto della grotta e si analizzava e si vedeva appunto come funzionava lo strumento. Io eh, avrei concluso, se posso far vedere il film ammato allora 诶。<Okay. S 2> okay. Sì, è interessante dire che una perdita di acqua nello spazio superiore a 4 litri è considerato un evento catastrofico. Eh, mi viene in mente: non so se a noi cade una, una goccia per terra, non ci agitiamo ovviamente tanto, mentre invece, chiaramente, nello spazio anche una sola goccia può creare problemi. Sopra 4 litri, 3,7 litri è considerato un evento catastrofico. Quindi, tutto quello che si studia per lo spazio deve essere tale da garantire. Appunto che non capiti mai un evento del genere perché chiaramente l'acqua può andare a finire nei circuiti e dopodiché non funziona più tutto l'impianto elettrico. Questo vedete che, ecco, questo è il rack che contiene poi il, lo strumento che abbiamo realizzato, questo è il rack che è presente sulla stazione spaziale internazionale e appunto il sistema è composto di tre parti, il monitoraggio, la decontaminazione, e la parte di controllo del tutto, no? del, del, del funzionamento. Come abbiamo detto, serve per misurare esclusivamente l'inquinamento di tipo microbiologico, si basa sulla misura dell'ATP, che è l'adenosin la, trifosfato, quindi espressamente i microorganismi. Ecco, abbiamo detto qua vedete quali sono le possibili future applicazioni, noi ovviamente il progetto l'abbiamo vinto per portarlo, per, per questo strumento deve lavorare nello spazio, in realtà come vedrete si potrà utilizzare anche in situazioni diciamo, terrestri, quindi laboratori eh, lontani, ecco in modi... Questo ancora meglio, quindi tutti vorremmo andarle a... noi siamo segnati nella lista quelli che vogliono andarla a provare ovviamente in questi ambienti. Purtroppo ecco, no, invece qua un po' di meno, comunque insomma in caso di emergenza potrebbe essere anche questa una cosa utile, no? Perché immaginate eh, analizzo l'acqua, vedo che è contaminata, automaticamente la tratto, quindi dallo strumento esce dopo di fuori l'acqua potabile. E questi sono i loghi. Io ringrazio.